Ciao ragazzi, allora siamo tornati qua con il secondo episodio del Vendiamo Teniamo stagione 2020-2021. Ho deciso di farlo prima della partita col Bologna per poi incastrare l'ultimo video poco dopo, successivamente a quella partita lì. Ho già messo su Instagram il sondaggio, quindi potete andare a votare per gli attaccanti e per gli esterni della Juventus. Oggi parliamo dei terzini e dei centrocampisti, che sono un po' il punto debole della Juventus, no? E ho deciso di farlo oggi, appunto, perché poi sapete com'è, i discorsi sono molto a seconda del momento storico. La settimana scorsa, quando abbiamo parlato di Pirlo, c'era un plebiscito che voleva un cambio di allenatore. Oggi magari dopo la conquista della Coppa Italia è in avvicinamento a una partita che potrebbe darci la Champions League, a patto che anche gli altri non facciano bene, intendo Milan e Napoli, magari qualcuno ha cambiato idea su Pirlo. Quindi voglio rimanere nell'ambito del pre-finale di campionato. Poi la scorsa settimana abbiamo pubblicato il video prima dell'Inter, andata bene, questa settimana pubblichiamo il video prima del Bologna, speriamo che vada bene anche questa volta. Prima di iniziare vi chiedo un mi piace a questa serie di video, che come al solito deve arrivare tra i 2000 e i 3000 like, ma siete bravissimi su questa cosa e so che non ci saranno problemi. E in seconda battuta scaricate OneFootball, il link è qui sotto in descrizione, signori miei, per avere un'applicazione che ci condurrà agli ultimi 90 minuti della stagione, vi fa proprio salire in carrozza e vi porta direttamente a Bologna. E poi tenetela lì, perché il calciomercato inizia subito dopo, poi va bene, ci sono gli europei, però noi, ambito bianconero, rimaniamo concentrati su quelle che saranno le notizie che arriveranno bam bam bam, una dietro l'altra, subito dopo quel Bologna-Juventus che ci farà capire se questa stagione è stata deludente o tremenda. Mettetevi comodi, sigla e iniziamo subito. Juan Cuadrado, a mani basse secondo me il miglior giocatore della stagione, poi faremo anche le pagelle generali di fine campionato, vedo che siete abbastanza d'accordo con me, Cuadrado è da tenere all'89%, sono curioso di vedere quegli 11% che lo vorrebbero vendere, stiamo parlando praticamente di un giocatore incredibile che in questa stagione ha fatto super super bene, 11.583 teniamo contro 1.479 vendiamo. Vorrei veramente chiedere a quei vendiamo lì il perché. Perché vorreste privarvi di Juan, che è il giocatore veramente in più di questa stagione? Mistero, non lo sapremo praticamente mai. Alex Sandro, attenzione, vendiamo all'80%, teniamo al 20%. Io sono dell'idea che Alex Sandro possa essere uno dei giocatori in uscita per questa Juventus, perché è un giocatore non più giovanissimo, un giocatore che ha un costo basso a livello di ammortamento del cartellino, quindi qualsiasi cifra, bene o male, potrebbe garantirci plusvalenza e poi non andiamo a investire in quel reparto lì, quindi il terzino sinistro dai tempi dell'acquisto appunto di Alex Sandro, quando poi si aveva Evra, Asamoah e invece oggi abbiamo Alex Sandro e Alex Sandro, e se vogliamo Frabotta adattato, perché poverino un ragazzo che non è all'altezza della Juventus e della Serie A in questo momento, abbiamo Danilo adattato, Bernardeschi che ha giocato lì, quindi veramente da due anni a questa parte il ruolo del terzino sinistro è un disastro e Alex Sandro non ci sta mettendo il suo per cercare di convincerci, ma sono anche dell'idea che la colpa non sia tutta sua, perché quando un giocatore è obbligato a giocare sempre perché non ha un giocatore in grado di sostituirlo, un giocatore adatto a giocare in quella posizione lì, diventa difficile un po' per tutti. Sono abbastanza d'accordo con il vendiamo, bisognerà capire però chi potrà essere il sostituto, si parla tanto di Gossens, non penso che la Juventus vorrà investire così tanti soldi per un giocatore che principalmente ha giocato molto più avanti, ma al di là di quello penso che possa fare benissimo il terzino sinistro, non so quanto la Juventus voglia andare a investire su di lui. Io mi tengo l'opzione Emerson Palmieri perché ce l'ho qua nel cervello, giocatore che al Chelsea non sta giocando tanto, giocatore che la Juventus ha già trattato in passato, ha dimostrato di avere un pallino per quel profilo lì, classe 94, potrebbe arrivare con poco sborso economico, non sono innamoratissimo di Emerson Palmieri, potrebbe però andare a finire così. Danilo, allora, iniziamo a entrare nell'ambito della rivoluzione totale, perché l'anno scorso Danilo era stato uno dei giocatori più odiati, tra virgolette, uno dei giocatori che volevano dar via. Assolutamente, bene o male le percentuali erano invertite. Quest'anno Danilo è uno dei migliori giocatori della stagione insieme a Cuadrado, insieme a Chiesa, insieme ad altri che comunque andremo ad analizzare nel dettaglio appunto con il pagellone finale. Sono assolutamente d'accordo sul tenere leader in campo. Io ho avuto la fortuna di incontrarlo l'anno scorso. La cosa che mi ha colpito maggiormente di Danilo è stata la gentilezza con la quale si è approcciato. Veramente un'umiltà incredibile rispetto a tanti altri che ovviamente mi hanno dato Chiellini, Buffon, giocatori
storici della Juventus e Danilo. E infatti ho detto, wow, perché Danilo è così umile? E a livello umano, quindi, per quel poco che ho avuto il piacere di conoscerlo, mi ha dato una grande indicazione. Sotto il profilo del campo e della voglia, quest'anno senza ombra di dubbio, giocatore duttile. Io mi tengo anche la sorpresa che possa addirittura giocare a centrocampo contro il Bologna l'ultima partita di campionato, vista l'espulsione di Bentancur. Sono assolutamente d'accordo con il trattenere Danilo in rosa, ci sono quasi 12.000 voti che lo vogliono tenere, anche qua 1.179 vendiamo, che vorrei capire perché non si voglia più Danilo. Io ripeto, di terzini negli anni ne sono passati tanti alla Juve e alcuni nomi sono stati veramente tremendi, e pensare a Danilo, questo Danilo, sperando che possa confermarsi anche l'anno prossimo, e bisogna tenerlo, cioè c'è poco da fare. Fra Botta, allora, qua siete molto combattuti, perché è comunque un giocatore giovane che ha dei margini di miglioramento, dei margini di crescita. Ovviamente io non lo inserirei nella rosa dell'anno prossimo della Juventus, ma nemmeno andrei a perdere il diritto alle prestazioni sportive, quindi opterei per un prestito di Frabotta, perché in questo momento non è pronto per giocare in Serie A e nella Juventus, ma non per colpa sua. Lui partiva per essere un giocatore dell'Under 23, quindi un giocatore da Serie C, si è ritrovato catapultato in questa dimensione. E è vero però che potrebbe essere inserito anche in alcuni scambi che potrebbero portarci altri giocatori di nostro interesse, magari internamente al campionato. Penso a Locatelli, penso a De Paul, che sono un po' i giocatori che vorremmo andare ad acquistare per migliorare il centrocampo. 6.458 vendiamo, 6.639 teniamo, penso che bene o male siate combattuti tutti. Non vorrei cederlo a titolo definitivo, a patto che non sia necessario per scalare un po' il prezzo di qualche altro giocatore molto più pronto a essere determinante già oggi nella Juventus. Però Frabotta era partito molto bene dalla partita poi con l'Inter, nella quale ha perso praticamente tutti i duelli con Hakimi, è stato un po' messo da parte. Credo che anche Pirlo abbia capito i limiti in questo momento di Frabotta. Non mi è piaciuto più che altro non vederlo praticamente più. Si è dato la soddisfazione anche di segnare un gol in Coppa Italia contro la SPAL, il primo gol con la maglia della Juventus, sicuramente non se lo scorderà mai, anche perché poi con la Coppa Italia l'abbiamo vinta, quindi potrà dire di essere stato protagonista. Questi sono un po' i commenti che state facendo sui nostri terzini. Ne mancano due, tre se vendiamo Sandro. Alessandro sicuramente perfetto, Danilo bravo, ma si potrebbe migliorare. Devono perdere meno palloni, per il resto hanno buon tiro e dribbling. GG, è così, buoni, mancano i terzini sinistri di gambe che sappiano saltare l'uomo. Sì, perché Alessandro si è un po' adattato al compitino. Danilo, gran stagione, Alessandro ha perso la cera del campione. Ecco, sono indirizzato su questo commento qua, ma vi ripeto, Alessandro non ha mai avuto un vero e proprio sostituto, quindi doveva giocare praticamente sempre. Poi c'è stato l'infortunio, c'è stato il Covid, insomma, una stagione un po' tribolata. Fascia destra ben coperta, sinistra rifare completamente. Sono d'accordo con voi. Bentancur, ecco, un altro di quelli che l'anno scorso si voleva tenere a tutti i costi. Erano tantissimi, teniamo, pochissimi, vendiamo. Questa volta c'è il ricambio generazionale, si è invertito completamente il mondo per Danilo e per Bentancur. Una brutta stagione quella di Bentancur, sicuramente l'anno scorso un'ottima stagione, invece deve esserci una via di mezzo. 8.930 vendiamo, 4.244 teniamo. Io non sono per la cessione a priori, perché io sono dell'idea che Bentancur possa essere un buon giocatore se inserito nel contesto giusto, se adattato a fare il suo ruolo. Quando devi impostare va in difficoltà, e noi quest'anno, a parte Arthur, abbiamo difficoltà a trovare dei centrocampisti all'interno della nostra rosa che sappiano tenere il pallone. Lo stesso Arthur poi non è proprio un regista, è più una mezzala di costruzione, quindi il centrocampo della Juventus c'è poco da girarci intorno, è assemblato male. Pirlo si è adattato a giocare a due proprio perché vedeva con difficoltà un giocatore in grado di giocare davanti alla difesa. Lui ha sempre detto non abbiamo mezze ali, invece abbiamo troppo mezze ali, non abbiamo il regista. Quindi io ci starei attento a cederlo così a cuor leggero, perché nel suo ruolo e con i suoi compiti può essere un buon giocatore, non dico un campione, sapete, non sono mai stato un grande fan di Bentancur, però cederlo così alla leggera, è ancora giovane, è un classe 97, è titolare nell'Uruguay, ha fatto tante stagioni alla Juve, e però bisogna trovargli una posizione idonea in campo, non cercare di adattarlo e chiedergli di fare un compito non suo. Arthur, allora, sono contento di vedervi così schierati verso il teniamo e così pochi verso il vendiamo. Io sono dell'idea che Arthur sia un ottimo centrocampista, un bravissimo calciatore, tratta il pallone in una maniera incredibile, purtroppo è stato devastato quest'anno dagli infortuni, ha giocato veramente poco, non è mai stato in forma, non è mai stato disponibile praticamente. Spero che nella prossima stagione, almeno un altro anno, di potergli dare continuità per vedere eventualmente effettivamente il calciatore. Abbiamo bisogno di altri centrocampisti di qualità, perché abbiamo visto che quando c'è Arthur la Juve gioca in un modo, quando non c'è Arthur la Juve gioca in un altro, e non possiamo sempre dipendere dal tipo di centrocampista che abbiamo. Quindi spero di
inserire tanti centrocampisti di qualità, perché ne abbiamo tanti di quantità ma pochi di palleggio in questo momento, per permettere ad Arthur di alternarsi, di non essere per forza di cose necessario per far girare la Juventus in un certo modo e trattare il pallone in una maniera determinata. Quindi anch'io lo terrei, anche perché comunque è stato pagato tantissimo nello scambio con Pjanic. 10.639 teniamo, 2.591 vendiamo. Sono d'accordo con voi e sono contento che, nonostante una stagione negativa, perché negativa è stata questa stagione, ci siano tante persone vogliose di vederlo un altro anno, perché hanno intravisto in lui quel qualcosa in più che i nostri centrocampisti non hanno, e cedere addirittura quello che in questo momento è il più bravo a trattare il pallone non è tanto un passo avanti quanto un passo indietro. Quindi bravi, sono veramente soddisfatto e orgoglioso di voi. Rabiot, un altro di quelli per cui si è invertito il mondo. L'anno scorso l'incedibile era Bentancur, il cedibilissimo era Rabiot, ora l'incedibile Rabiot è quello che non serve, che si può dar via a Correggero e Bentancur. Io credo che ci sia una via di mezzo in tutto ciò. Tra l'altro l'anno scorso Rabiot ha fatto una bruttissima prima parte di stagione, post-Covid invece è stato un buon centrocampista, quest'anno secondo me a mani bassissime il miglior centrocampista della Juventus, anche segnato con regolarità, ha fatto 3, 4, 5 gol in tutta la stagione, mi pare di ricordare, l'ultimo gol in Champions anche, se vogliamo, 2 gol consecutivi tra l'altro in quell'ambito, perché aveva segnato anche alla Lazio. Una buona stagione secondo me di Rabiot, che sta crescendo molto. L'unico problema di Adrien è quello lì, guadagna tanto, troppo. Quindi la Juventus potrebbe pensare di fare una plusvalenza con un parametro zero e abbassare il monte ingaggi. Oppure, in alternativa, dirgli: guarda, puoi rimanere senza ombra di dubbio perché quest'anno ti sei assolutamente meritato il posto, però cerchiamo di ragionare al ribasso sullo stipendio, perché purtroppo quando ti abbiamo acquistato era in un'epoca pre-Covid, nel post-Covid stiamo facendo un po' più di fatica, noi vorremmo tenerti, se sei disposto ad abbassarti l'ingaggio, se non sei disposto dovremo ragionare su un'eventuale cessione. Quindi lasciare anche un po' la palla al giocatore, cercare di capire le caratteristiche umane che possono dare a Rabiot l'idea di dire forse la società ora è in difficoltà e devo ragionarci anch'io. Lo terrei, lo confermerei, perché ripeto, quest'anno è stato il miglior centrocampista della stagione. Non credo che Rabiot possa essere davvero un titolare, o comunque sì, per un centrocampo a tre servono dei giocatori a centrocampo che sappiano prendersi in mano la squadra, poi servono anche giocatori come Rabiot, abili in interdizioni, abili nel portare palla, centrocampista box to box, però serve anche qualcosa in più. E noi lo sappiamo, il nostro centrocampo ha il grande punto debole di avere dei giocatori che fanno fatica a interfacciarsi, a incastrarsi tra di loro e garantire continuità di alto livello. 9.852 vendiamo, 3.414 vendiamo. Ramsey vendiamo al 93%, teniamo al 7%, un altro di quelli che l'anno scorso era assolutamente da tenere. Non ci sono più presupposti, Aaron, per andare avanti insieme. Discorso che abbiamo fatto per Rabiot: guadagna tanto, parametro zero, facile plusvalenza. Aggiungiamo che lui è sicuramente più vecchio, giocatore che va sulla trentina, è giocatore non integro fisicamente, quindi potremmo ragionare su Rabiot perché se l'è meritato, perché è giovane, margine di crescita. Per Ramsey non vedo una singola motivazione seria per ragionare su un altro anno alla Juventus. Credo che sia necessario veramente il primo giocatore da andare a vendere è Aaron Ramsey. Mi dispiace tanto perché l'anno scorso mi era anche piaciucchiato. C'erano state delle partite in cui non mi dispiaceva e ho detto, beh, magari con un po' più di continuità, con la possibilità di riposare in determinate match che potrebbero portargli via energie fisiche. Ovviamente c'era da cedere uno tra lui e Khedira perché avevano quella problematica lì. Questa problematica qui ora ce l'hanno Ramsey e Arthur. Tra l'altro Ramsey nel centrocampo 2 incollocabile, perché l'esterno non lo può fare e l'abbiamo visto, l'abbiamo detto tantissime volte, infatti anche Pirlo poi ci ha messo una mano sul cuore e ha rinunciato a questa cosa qua. Dispiace perché comunque è un calciatore che ha delle ottime caratteristiche tecniche, capacità di inserimento alto, un buon tiro, un buon giocatore nel complesso. Dovrebbe guadagnare pochissimo ed essere 5-6 anni più giovane e lì sì, si aprirebbero le porte a una riconferma. Adesso oggettivamente è troppo difficile. Weston McKennie, 91% teniamo, 9% vendiamo, d'accordissimo insieme a voi. È tra l'altro incredibile perché l'anno scorso quando è arrivato nessuno lo conosceva, abbiamo pensato tutti potesse essere una sorta di tappabuchi per avere un centrocampista in più, invece si è rivelato un ottimo centrocampista. Si è un po' spento rispetto all'andata, io lo sogno in un centrocampo a tre, abile a inserirsi in zona gol perché lui sa fare quello, e non schierato davanti alla difesa dove non è palesemente il suo ruolo, non schierato sull'esterno dove vai a limitarlo tanto e vai a limitare anche un giocatore offensivo sull'esterno che potrebbe andare a dribblare. Lui è una mezzala, ragazzi, lui è la tipica mezzala di inserimento, il classico Arturo Vidal,
e lo vedo in quel ruolo lì, e spero che l'anno prossimo possa giocare in quel ruolo lì. 1166 vendiamo, 12.093 teniamo. Certo, sono d'accordo con voi al 100%. Abbiamo solo riserve, servono i titolari. Tis, abbiamo dei giocatori abili nelle rotazioni, ci servono dei giocatori veramente titolari che sappiano usare i piedi e alzare il ritmo di gioco. Non hanno un gioco, devono essere venduti tutti tranne McKennie, sono l'anello debole. Sul fatto che sia l'anello debole, sì, che devono essere venduti tutti tranne McKennie, l'abbiamo visto, penso di no. Tranne Rabiot e McKennie resta da buttare, copia e incolla. Da migliorare assolutamente, yes. Costruito male, yes. Negazione del calcio mi sembra un po' eccessivo, un po' troppo severo. E questi ragazzi erano i vendiamo teniamo dei centrocampisti e dei terzini, che sono un po' i reparti che ci stanno facendo impazzire. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, e come sempre vi ricordo che su Instagram si sta votando per gli esterni e gli attaccanti. Se volete essere presenti nel prossimo video, sapete come fare.